Ben ritrovati, cari telespettatori. Allora, anche oggi ci fa piacere affrontare un altro tema molto importante, riguarda tra l'altro una categoria estremamente estesa di professionisti. Parliamo del settore dell'artigianato, lo facciamo con la CNA, in modo particolare con il presidente di CNA Veneto, Moreno De Colla. Grazie, ben ritrovato qui Grazie a con voi. noi. E è il caso, visto che siamo giunti verso il termine, insomma, dell'anno, di fare un po' un bilancio di varie situazioni. Voi avete fatto un focus 2023 con il vostro osservatorio Economia e Territorio di CNA Veneto, Sì. estremamente interessante, Presidente. E io trago spunto proprio da questo, perché avete detto 2024 allarme imprese. Questo proprio mi ha fatto rizzare i capelli, perché quando si parla, quando voi parlate in modo particolare, visto che rappresentate un substrato produttivo strategico per la nostra regione, per il nostro paese, di allarme imprese, c'è un po' da preoccuparsi. Quando si pensava che invece tutto sommato ci fossero tanti segni positivi. Allora, perché questo allarme imprese? Che cos'è che vi preoccupa in modo particolare? Deve far puntare l'attenzione anche sui nostri telespettatori che tanti occupano questo settore. Allora, il focus che abbiamo presentato qualche tempo fa fa una fotografia che ha dei pro e dei contro. Infatti, se uno va a vederlo, ci sono dei punti rossi e dei punti verdi, nel senso numeri positivi Adesso li raccontiamo, infatti, quelli che non e l'hanno alcuni che visto. sono negativi. Uno di quelli più negativi che abbiamo riscontrato, da qui il titolo Allarme Imprese, è che c'è stato un forte calo delle imprese artigiane in generale nel Veneto in questi ultimi anni. E questo sicuramente non è un bel segno. Un forte, forte, perché qua abbiamo dei numeri, persi 6.300 aziende. Sì, ma Sono tante. a livello nazionale il calo è stato veramente molto pesante e il Veneto chiaramente riflette quello che è poi quella che è una situazione più generale. E quindi è un dato che deve far riflettere. Chiaramente possiamo leggerlo in tanti modi, perché ci può essere il titolare di impresa artigiana che va in pensione, che non ha un trapasso, diciamo, rispetto ad altri che subentrano, figli o familiari o altro, e quindi l'azienda si va a chiudere. Ci possono essere situazioni legate anche alla situazione economica, diciamo, nel senso che il Covid in partenza, la criticità derivante dai problemi legati alla liquidità, al mercato e altro, ha fatto sì che tante aziende hanno dovuto, soprattutto quelle piccole, sono state costrette a chiudere perché non riuscivano più a rimanere sul mercato, cioè a produrre un reddito, a far sì che il titolare potesse vivere tranquillamente e mantenere la famiglia. Anche questo è un elemento che va a sommarsi. La crisi poi subentrata dopo il Covid, abbiamo avuto le due guerre, un aumento forte di costi energetici, un aumento di costi di materie prime, non tutte ma una parte di queste, difficoltà di approvvigionamento. Anche in questo caso aziende meno strutturate o con problemi, diciamo, organizzativi o con problemi di mercato di vario tipo sono state costrette a chiudere i battenti e non poter proseguire. Pensiamo anche alle attività di servizio alla persona, penso, non so, alla parrucchiera o all'estetista, cose di questo genere, che si sono trovate con bollette energetiche raddoppiate di costo e non riuscivano più a tenere aperto il negozio. Quindi dobbiamo mettere insieme tutti questi elementi, hanno determinato il fatto che un tot numero di imprese, come emerge dal focus, i numeri che lei ha appena citato, sono state costrette a chiudere. Ed è un elemento sicuramente che preoccupa, negativo, è negativo, soprattutto in un territorio come il nostro, la nostra regione Veneto, in cui l'attività diffusa delle piccole, micro e piccole imprese è l'elemento portante dell'economia Eh sì, assolutamente. del Quindi nostro. non è stata un po' una scelta come è avvenuto per tanti lavoratori che hanno deciso di cambiare, chiudere, eccetera, è proprio stata dettata da necessità, Beh, da secondo me per la situazioni. maggior parte sì, sicuramente anche la parte di aziende giunte al capolinea, nel senso che il titolare è arrivato alla pensione oppure ha raggiunto una certa età e non è più in grado, non ha più interesse di portare avanti la propria azienda e non ha, diciamo, nessuno a cui trasmetterla, sia come competenze che come realtà Certo. produttiva in generale. E quindi alcune imprese hanno chiuso, ma io lo vedo
nei territori, delle aree interne, i territori di montagna, no? Dove abito io ad esempio, ma non solo, anche nelle parti più interne della pianura veneta, noi vediamo che anche i negozi di vicinato sono sempre meno, le attività artigianali piccole, l'idraulico, l'elettricista, il falegname, è sempre più difficile averlo. Pur essendo remunerative, pur essendo attività remunerative. E sono molto richiesti, avrebbero anche tanto lavoro, ma c'è questo tipo di problematica qua, no? Cioè, diversi elementi, il fatto poi che non ci sia un avvicinamento dei giovani alle attività manuali, alle attività dell'artigianato, aumenta anche questa disaffezione e il fatto che tante imprese poi sono costrette a chiudere. È un insieme di fattori. Certo. Il totale comunque, la somma, è sicuramente negativa da questo punto di vista. Ecco. Infatti, tra l'altro c'è l'altro problema, la stretta al credito per le piccole imprese, sì, vero? Questo è un elemento particolarmente importante e particolarmente sentito, soprattutto in quest'ultimo anno, con l'aumento dell'inflazione, l'aumento del costo del denaro, ha determinato chiaramente delle situazioni di difficoltà all'interno dei piccoli bilanci delle varie imprese. Noi veniamo da un periodo in cui il costo del denaro, non dico fosse zero, ma costava comunque poco. Esatto. Costavano sicuramente di più i servizi bancari rispetto al costo degli interessi in quanto tale. Quindi uno aveva dei finanziamenti, sapeva che aveva una certa rata che rimaneva, diciamo, stabile nel tempo e poteva gestire le proprie cose. Con l'aumento dell'inflazione, l'aumento del tasso di interesse, l'aumento dei costi quindi del credito, tante aziende si sono trovate sicuramente in difficoltà. A questo sommiamo poi il fatto che è riscontrato dai dati che la concessione del credito alle micro e piccole imprese è in continuo calo. Abbiamo visto anche recentemente un convegno proprio sul tema credito, abbiamo verificato che per le grandi imprese la percentuale o la quantità di credito concesso più o meno rimane costante. Per le micro e piccole imprese c'è un calo continuo, sempre di più. E questo chiaramente crea problemi. Parlavamo prima delle imprese che chiudono. Uno dei problemi è anche questo, cioè non poter proseguire l'attività perché non si ha il credito per poter fare l'investimento, per poter crescere, per poter anche fare le scorte per lavori che devono essere realizzati o quant'altro, determina un problema. Quindi l'accesso al credito per le micro e piccole imprese è uno degli elementi particolarmente importante e sentito. Teniamo poi conto che le banche, soprattutto quelle grandi, non hanno interesse a servire le piccole imprese perché hanno costi troppo elevati, cioè hanno prestazioni, diciamo, di credito che non sarebbero sufficientemente remunerative per la banca stessa e quindi hanno difficoltà a approcciarsi a quel tipo di mercato. Mediamente poi ci sono casi e casi, un ruolo importante ce l'hanno le banche del territorio da questo punto di vista, che potrebbero supportare di più le aziende, ma abbiamo l'esperienza del Veneto, sappiamo quello che è successo, quindi anche lì è un attenzione, elemento di particolare criticità che si è creata qualche anno fa. No? Voi come CNA siete riusciti a intervenire in questo? Noi abbiamo il nostro consorzio FIDI, chiaramente Sviluppo Artigiano, che non è solo Veneto perché si è allargato anche alla buona parte della Lombardia. Quindi anche siete diventati belli grossi. È uno dei consorzi FIDI, diciamo dei confidi più grossi d'Italia nel settore dell'artigianato, sta lavorando bene, è in crescita, è strutturalmente anche sano dal punto di vista del bilancio, stiamo valutando anche possibilità di crescite nel prossimo futuro ed è un supporto chiaramente molto importante per le imprese perché dà le garanzie e consente, diciamo, alle piccole imprese di aver credito dalle banche, pur con difficoltà, credito che altrimenti non sarebbe nemmeno disponibile senza le garanzie date dal consorzio. Certo. Poi il consorzio, il Confidi chiaramente ha lo scopo e l'obiettivo di crescere anche dal punto di vista della consulenza finanziaria, crescere anche dal punto di vista di dare alle imprese credito diretto quanto è possibile e anche avvicinarle al mondo del credito alternativo rispetto a quello bancario, perché non c'è solo la banca, ma ci possono essere anche altri fondi. Quindi un tutto tondo, diciamo, di servizi finanziari e di consulenza finanziaria
che deve crescere ulteriormente, che però è fondamentale per il mantenimento delle nostre imprese. Quindi è un messaggio quello di far sapere, tanto informarsi bene, esiste questo Confidi, sì, e che può dare veramente una mano, invece che arrangiarsi per conto proprio, andare anche alla propria banca, cercare di trattare con sicuramente, sia un potere più basso rispetto che... Sicuramente sì, in certi casi sono le banche stesse che avvicinano il cliente di turno al Confidi, perché altrimenti non sarebbero in grado di concedere neanche il credito. No, questo è molto importante. Però comunque è un elemento, quello del credito e dell'accesso al credito per le micro e piccole imprese, è una criticità veramente che sta crescendo sempre di più e quindi è particolarmente sentita nel nostro mondo. Ecco, questo è un aspetto estremamente positivo. L'altro, dopo ci saranno tanti temi che andremo a sviluppare con lei, l'altra questione è quella del personale. Allora, da un lato risulta che c'è maggior personale, quindi maggiore persone che sono state occupate nel settore. Lei tra l'altro è rappresentante di una categoria, quella anche dell'edilizia, sì, che è stata strategica, poi l'approfondiremo bene visto che lei ne parla con cognizione di causa. Però dall'altro abbiamo sempre la carenza, come lo diceva anche lei, di professionisti, di artigiani. Come si controbilanciano questi due? È un problema che si sta evidenziando ogni giorno di più, è in continua crescita, problema al quale ancora non è stata trovata una soluzione e probabilmente non c'è nemmeno una soluzione così immediata, perché ci troviamo di fronte a, da una parte, l'inverno demografico così come è definito, cioè la presenza di giovani è in continua diminuzione rispetto agli standard, certo, che c'erano negli anni 60. Di questi giovani ovviamente che possono entrare nel mondo del lavoro, quindi parliamo di gente che ha da 20 anni in avanti o 20 o 24 o 25 anni, chiaramente la maggior parte di questi giustamente studia, si forma, punta a una carriera magari di livello superiore ed esclude, non dico sempre ma molto, la possibilità di entrare in un'azienda artigiana considerando che questa sia un'occupazione, non dico di serie B, ma meno prestigiosa, che non dà spazio di crescita personale, individuale e quindi il giovane, chiaramente, già pochi che sono, come dicevo prima, ha l'ambizione di trovare possibilità migliori. Noi diciamo invece che anche nel mondo della piccola impresa c'è la possibilità di lavorare con nuove tecnologie, c'è la possibilità di crescere dal punto di vista anche personale, dal punto di vista professionale, c'è una attenzione molto spesso particolarmente evidente in taluni settori in cui anche il giovane che entra può portare le proprie competenze anche di livello superiore, parlo di scuola superiore, parlo di ITS ad esempio, perché aiuterebbe a far crescere anche l'impresa. È proprio sto snodo che noi non riusciamo ancora a smuovere, diciamo, no? Perché c'è un distacco, una distanza tra le possibilità che e realmente ci sono nelle imprese artigiane e la disponibilità di personale ad entrare. È evidente poi che chiaramente io vedo nel mio settore dell'edilizia, se ogni anno ci sono 10 unità che vanno in pensione e ce ne sono sempre di più, ce ne sarà una o due che entra, quindi si sta impoverendo sempre di più il numero, diciamo, delle risorse umane presenti. Però questo elemento chiaramente coinvolge un po' tutti i settori, perché nel settore della meccanica non c'è personale, nel settore del legno non c'è personale, nel settore dei servizi alla persona c'è difficoltà, nel settore della ristorazione, del commercio c'è difficoltà, l'edilizia non ne parliamo, e quindi è un insieme di una situazione generale che purtroppo in questo momento sta avendo una criticità, sta evidenziando una criticità molto forte. E cosa facciamo? Cioè, fermala, che cosa facciamo? Perché adesso questa è la domanda che ci si pone, come si fa a rendere certe professioni più di appeal, perché diventa strategico, è importantissimo. Pubblicità qualche secondo, restate con noi, canale 19, vi aspetta.